Da Bari. Palagiano. Bari. Bari, ma becchiamo solo pugliesi questo. Vabbè, ma sarà che sono tutti metalleri i pugliesi. La verità, non c'erano solo pugliesi alla 22esima edizione dell'Agglutination Metal Festival, l'appuntamento dedicato al metal più importante del sud, che raduna da ogni parte d'Italia gli appassionati del genere e che da un po' di tempo è tornato nella culla che lo vide nascere, Chiaromonte. Gli sforzi di Gerardo Cafaro e compagni sono stati premiati e all'impeccabile organizzazione ha risposto un pubblico numeroso ed un paese intero che per una giornata è diventato ancora una volta capitale del metal. È una maschera che ritrae un sorriso, ma serve a nascondere un abisso di tristezza e di rimorso. Questa si intitola The Fool. Senti, della prima volta qui al fest? Per me sì, è la prima volta, sì. Impressioni? Bellissimo. È libertà assoluta. Mi hanno detto che è il primo anno che lo rifanno qui, perché prima si faceva al campo sportivo praticamente. È bellissimo, mi piace da morire. Sono bellissimo sapere che in un piccolo paese del sud della Basilicata c'è il festival più importante del sud Italia. Assolutamente sì, è la prima volta, ma penso che ci verrò anche l'anno prossimo e gli anni a venire. Ma siete qui per un gruppo in particolare? Tache, tutta la vita. Magari riuscirò anche a vedere dal vivo Oest, sarebbe bellissimo. Rock and roll! La prima volta è l'Agglutination? No. Perché l'Agglutination che cos'ha come festival? È un bel evento importante del sud. Del panorama del sud Italia? Del panorama del sud Italia? Sì, 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 sì. Siete qui per un gruppo in particolare? Sì, gli Exodus. Senti, sono venuto per Ethereon, sinceramente. Okay. E quindi il mio gruppo preferito. E altrimenti con una bambina di 6 mesi non sarei venuto. Però tra un anno magari alla prossima edizione la puoi portare, perché ho visto che ci sono molti bambini. Se viene qualche gruppo interessante, sì. Ok, grazie mille, buona musica. Grazie, Sal.